Ciao a tutti ragazzi, mentre aspetto il mio autista personale, approfitto per darvi il benvenuto in questo nuovo video. Sto andando con mio fratello a Milano, approfittiamo del weekend lungo del 1° maggio per andare là a fare un po' di visite ai parenti e per anche farci ovviamente un giro in centro la domenica, il 30. Ci siamo appena fermati per fare un po' di pranzo. Come vi avevo consigliato in un video un po' vecchiotto, per viaggiare quasi gratis ci faremo ospitare da dei parenti in maniera tale da abbattere i costi per il vitto e l'alloggio. Quindi detto questo io vi lascio e ci vediamo a Milano in centro. Thank you.
eccoci qua, si è conclusa anche questa avventura, spero che il video vi sia piaciuto. Prima di darvi alcuni consigli relativi appunto alla città di Milano, vi ricordo di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e magari anche di condividerlo, e se avete qualche posto da consigliare a chi frequenta il canale potete lasciare un commento qui sotto. Vi ricordo anche che in descrizione trovate link a tutti i miei social per vedere appunto le foto che faccio e per seguire le mie avventure praticamente in diretta. Detto questo, vi dico appunto che l'abbiamo avuto fortuna io e mio fratello, perché abbiamo trovato una giornata splendida, già dal giorno dopo ha cominciato a piovere. Il consiglio principale, se avete poco tempo e non volete sprecarlo a fare code inutili al Duomo, vi consiglio di salire sulla terrazza della Rinascente, che è proprio adiacente, sarete comunque vicini alle Guglie e un pochino più vicini alla Madonnina. Il posto che vi consiglio di più secondo me è la chiesa di San Maurizio, che è definita anche la Cappella Sistina di Milano e che appunto è molto molto bella, con degli affreschi veramente splendidi, e c'è anche il coro ligneo. L'entrata è gratuita e il giorno in cui siamo stati io e mio fratello c'era anche la possibilità di prendere parte a dei tour sempre gratuiti del Touring Club. Detto questo, io vi lascio e vi dico have a nice life!